così. No, no, no. Questo, vedi? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alveyak. Oggi ragazzi, per la prima volta portiamo le nostre due principessine a fare un bel giretto sulla Tesla, perché voi dovete sapere che tutte e due sono terrorizzate. Ma voi l'avete mai provata l'accelerazione della Tesla? No, sto bene così, sulla terra ferma io. Allora, io vi devo dire una cosa, perché voi non la sapete. Voi dovete capire che noi abbiamo comprato una Tesla che non è proprio normalissima, perché questa è una Tesla che va molto veloce. Come potete vedere, leggi questa, la leggi questa scritta qua. Questa qua è la dual motor, quindi significa che lei ne ha due di motori, non uno come la Tesla normale. C'ha due motori un pochettino più potenti, quindi io oggi vi voglio far provare l'esperienza di finire dentro una Tesla ad altissima velocità. Io stavo bene. Attenzione, che poi sia chiaro, proveremo la velocità in delle strade che sono sicure, quindi dove non passeranno pedoni, bloccheremo la strada come è sempre stato fatto. Però vi farò provare questa meravigliosa accelerazione. E vedo che siete molto euforiche, siete molto contenti di questa cosa qua. Io non vedo l'ora di piangere proprio. Le lacrime che vanno così nel seggiolino, meraviglioso. Sperando sempre che non succeda qualcosa, chiaramente. O no? Che deve succedere? Non lo so, si ribalta la macchina, un marciapiede. Perché va così veloce che potrebbe succedere? Sì, può prendere anche il volo. È molto famosa la Tesla, che se tu abbassi il finestrino e tiri fuori il braccio così, decolla. Io non prendo l'aereo per questo e tu mi fai l'accelerazione in Tesla. Beh, è molto probabile che tu oggi soffrirai molto. Se soffri questa velocità... Io non soffro la velocità. Ah, ti posso dire che l'accelerazione della Tesla, sotto un certo punto di vista, è anche più forte di quella dell'aereo iniziale? Sì, il vuoto d'aria che ti crea la Tesla, perché ti dico che me lo crea anche a me mentre sto guidando. Allora, quindi... tu stai cercando solamente di intimorirci, io non ho paura di niente. Ecco, andiamo. Quella che urlerà per prima, ricordatevi questa frase. E non mi spavento mai. Ricordatevi di questa frase. Andiamo allora. Ok ragazzi, siamo nell'abitacolo, abbiamo le due principessine pronte, mi raccomando cinturatevi, perché questo è molto importante. Prima di tutto la sicurezza, poi come vi ho detto prima... Abbiamo lì il mitico tecnoide che non si vede, che sta bloccando la strada, di modo che nessuno può passare, nessuno può, anche pedone eccetera eccetera. Abbiamo già avvertito anche il vicinato, in modo da creare questa strada qua sicura, da poter fare quello piccolo sparetto che si fa di solito per... Scusa se ti interrompo, hai presente le brioche che abbiamo mangiato a colazione? Le vedrai qua tra poco. Che schifo! Guardate che meraviglia il nostro... ergonomico tecnologico. Già, molto. Shelly, tu sei pronta? Super pronta. Sei super pronta, perfetto. Io Kat? Non ho paura! Allora vieni tu davanti. Kat, tu non hai paura? No. Ti vedo molto tranquilla. No. Shelly, anche a te, ti vedo molto tranquilla. Io sono tranquillissima. Sei tranquillissima? Perfetto. Paghiamo tutto. Ok, allora principessine, ora mettiamo la prima marcettina. Vai. Ok? E attenzione, perché è importante, io ho messo in questo momento la velocità accelerazione soft. Che quindi, vuol dire? Che vuol dire che tu fai così. No, no, no! Però è soft. Fai così. No, no, no! Ok, hai sentito che è molto delicata. Non è delicata. Stato niente, ma che... E non è stato soft, okay, giusto? Okay, per tranquillo. Quanto mi riguarda non è stato soft per voi. Ora, invece abbiamo messo quella normale, che in teoria fa questo, ok? Questo, vedi? L'ho sentito? Questo, vedi? Lo sentite questo sentimento all'interno delle farfalle, no, nello stomaco? Che in realtà non niente, sono farfalle, in realtà sono le farfalle che stanno vomitando nello sì, stomaco. Mi dispiace per chi sentirà urlare da fuori, pensando già, roba già, orribile. Già, però ce ne faremo una ragione per questi poveretti che... Adesso andiamo in retromarcia, pigliamo un po' di via, ok? Quindi, Kat, sei pronta? No. Non sei pronta per niente, vero? No. Sicura? No! Ho toccato qualcosa? Perché? Hai frenato male, mi sa. Non lo so, ho sentito tipo... Anch'io l'ho sentito un botto. Ah! Svengo! Ah! Oddio, quanto me la paghi, Albe, oddio. Che dai, non va così veloce, dai, su. Ma non in curva! Ma come non in curva? Quello è bello. Shelly, mi raccomando, tieniti, perché va veloce un pochettino questa macchina, eh.
tutti stupendi. Allora, adesso chiaramente siamo arrivati nella strada normale, quindi non possiamo più fare gli stupidi. Quindi okay, adesso cercheremo di guidare nella. Vi farò vivere il comfort della Tesla, ok? Senza fare più questi scatti qua allucinanti. Perché vedi, Kat, tu puoi capire che io posso mettere anche la velocità, l'accelerazione soft, dove tu adesso non sentirai proprio niente. Tu adesso vedi, io sto accelerando più o meno come prima. Ah, è questo che cambia. E vedi che la velocità è più fluida, più omogenea. Questa Tesla qua raggiunge da 0 a 100 in 3 secondi, ragazzi. Ma l'hai sentito? Oh. Toccate il dosso? Mi sa che c'era il dosso là. Sì, mi sa che toccate il dosso sotto. Stai calmo, zio, toccate il dosso. Stai calmo, non suonare, toccate il dosso, stai calmo. No, questa era una buca forte, zio. Ma sei sicuro che non è una buca? Un cerchione di infatti voglio andare. Ma non è che c'è il cerchione staccato? Non lo so, non lo so. Ma io non ho fatto il Guarda dietro. Ma va, non c'è niente, oh. Oh, non c'è niente, Non lo so, è lo stesso rumore che fa quando ricarichi la batteria. Ma che senti tipo, te lo giuro, quando magari, inserisci. Non vorrei che magari facendo ste accelerate qua va a prendere slot della batteria diversi. Ma posso, basta, siamo tranquilli, sì, basta, sì. Siamo sereni. Allora, l'unico problema che ha, che a me non piace molto, è il fatto che non faccia rumore. No, è bello, però a te piace il brrrr. Adesso che sono un po' più vecchio, magari questo silenzio qua in autostrada non è bruttissimo. No, tecnologicamente è una macchina della Madonna. Un po' scioccato quel rumore di prima, non mi è piaciuto. Ci stavo pensando sì, perché comunque ho sentito un bello stop. È un rumore che sentivo solo quando ricaricavo la batteria, tipo. Okay. Ma non è niente rotto intorno? Non credo. No, papà no. Hai qualcosa nel bagagliaio? No. È vuoto? Sì, è vuoto. Lo so, ma mi sto andando in paranoia. Mi sembra di sentire tutto, sembra un film d'orrore. Sì, perché sembra. Qualsiasi rumore sto sentendo qualsiasi qua, rumore che non avevo mai sentito nella mia vita. A me dispiace che stai vloggando, ma io sono in silenzio focussata a sentire se c'è Che sta succedendo? Questo è un avvertimento quando tu sei distratto, che stai per oltrepassare la linea. Wow, okay, stanno succedendo troppe cose. La Tesla ti fa un altro, guarda, vedi? Tesla autosterza e ti rimette in carreggiata. Bella sta cosa. Hai capito? Se arriva una macchina ad alta velocità, lei la va a schivare. E perché non è adatta ai neopatentati? Non è adatta ai neopatentati perché è una macchina veramente potente. Tutto bene, tutto a posto, me lo aspettavo. Ho sentito la schiena che ha fatto tutto. Si è appena scaricato il telefono di Pablo. È sempre così la mia vita. E qua si ricarica. No, vabbè. Oh my god. Wow. Allora, mie dolci principesse, siamo arrivate alla fine. Ora mi dovete dare le vostre considerazioni. Innanzitutto, vi piace la Tesla? È una figata, sinceramente. È magnifica, bellissima. E paratemi un pochettino, quell'accelerazione là com'è stata? Possiamo non rifarla, però no, è bella. Non è più, papà. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Questa è la Tesla, l'avete già vista nell'altro video, nel video precedente. Avete oggi visto cosa provano le persone quando c'è un'accelerazione così importante, soprattutto le nostre principessine. Perciò ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando, andate a vedere il video di USA, perché succede una cosa durante questo video, durante la mia registrazione, che è epica, incredibile. Ciao a tutti ragazzi.